la vivo come un posto che mi appartiene, che è mio, proprio la mia casa, che mi è familiare, in cui ci sto bene, in cui sto a mio agio, e però anche come uno spazio pubblico, che quindi vedi le locandine degli eventi, vedi quando vengono sistemate le sedie per un seminario, un convegno. Quindi è proprio questo, c'è uno spazio che poi condividi con gli altri e con i libri. Dalla prima volta che sono entrato in questa biblioteca ho trovato innanzitutto una grandissima professionalità e un ambiente che mi ha colpito molto, intanto per la ristrutturazione che secondo me è stata fatta in maniera eccelsa, ma la distribuzione dei testi, come sono state organizzate le stanze, la bellezza degli affreschi, quindi anche come sede, come collocazione è sicuramente un posto che merita di essere visitato, quindi la giusta cornice anche per avere un ambiente consono allo studio. La bellezza comunque aiuta anche ad apprendere. Frequento la Biblioteca della Toscana da molto tempo, addirittura forse era prima del 2000, quando la sede era in via Ricasoli, e andavo lì per cercare dei libri che servivano per scrivere la tesi in scienze politiche. A quei tempi si andava in biblioteca, ci si doveva recare fisicamente, si dovevano sfogliare gli archivi cartacei per trovare quello che ci serviva, ed era tutto molto diverso. Adesso è tutto molto più semplice: per prenotare i libri che mi servono per l'ufficio utilizzo l'applicazione, addirittura mi vengono recapitati direttamente sulla scrivania attraverso il servizio prestito sulla scrivania. Spero che questa biblioteca sia sempre più tecnologica, ma mantenga sempre il suo volto umano.